Chi sfrutta qualcun altro per un passaggio in macchina? Salve a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Oggi mi trovo qui con dietro il bellissimo albero dell'olivo per parlarvi di un fatto molto semplice che richiede la realizzazione di un video idoneo ad hoc. Ebbene, molti ragazzi, molti giovani, e alludo sia ragazzi che ragazze, hanno la malsana abitudine di sfruttare le persone, o meglio altri ragazzi o ragazze, per ricevere o per dare un passaggio in macchina, in automobile. Ecco, sappiate che questo fatto viene fuori, detto in modo molto semplice, perché si fa ricadere tutto su una questione di amicizia, quindi di un legame o pseudotale, oppure per la richiesta di un favore. Mi puoi fare un favore, caro? Mi puoi fare un favore, cara? Quale? Quello di darmi un passaggio in macchina. Sapete quante volte ho sentito, no? Da più e più bocche, da più e più persone diverse, dire una frase del genere, no? Frase che io reputo, o meglio, etichetto bollo come frase di circostanza. Perché? Perché le psicologie umane, la chiamiamola psicologia, la mente umana, arriva ad un livello talmente infimo che a volte si supera di gran lunga e vuole e ambisce a ricevere tutto da tutti, ok? Si chiama comportamento opportunistico o opportunista. È quello di cui vi parlo in maniera molto tranquilla e serena, dicendovi quindi che oggi come oggi tanti, troppi personaggi, ragazzi e giovani, ragazze e giovani, vanno a far ricadere il tutto sull'ambito, chiamiamolo, del favore, dell'amicizia. Ma tu sei un amico, no? Mi puoi fare un favore? Quale? Quello di darmi un passaggio, ti prego, no? Quante volte viene sfruttato questo tipo di atteggiamento? E l'essere umano è talmente furbo ed è talmente bravo nel saper recitare, nel saper bleffare, che utilizza questo escamotage per lui utile, ricadendo proprio nel favore, nell'amicizia. Guarda, siamo amici, mi puoi fare questo favore? O si unisce l'amicizia al legame, quindi, e quindi anche al favore? Oppure è solo un legame o solo un'amicizia, oppure ancora si tratta per chi fa la richiesta in questione di un semplicissimo modo per dire, visto che siamo amici, aiutami da questo punto di vista, ok? Io mi sono stancato, sono sincero con voi utenti di YouTube, mi sono letteralmente stufato perché quando vedo gente che se ne approfitta e che sfrutta un altro ragazzo, un'altra ragazza, solo per fini di passaggio, lì capisco che non c'è amicizia, che forse l'amicizia è una mera bufala, è una mera leggenda metropolitana, nata ad hoc solo per, in realtà si tratta di mera conoscenza, come nella maggior parte dei casi si tratta, e non c'è dietro né amicizia e né altro. A volte si sente anche la parola favore. Mi puoi fare questo favore? Mi puoi farmi questo favore? Io troppe volte sento la parola in questione, favore, il favore, mi puoi fare questo favore? Ti va di farmi questo piccolo favore? Quale? Quello di darmi un passaggio, dai, che vuoi che sei? Ti pago anche la benzina? No, il ti pago la benzina no, però c'è voce nel chiedere di dare un passaggio, no? Mi puoi dare un passaggio, caro? Mi puoi dare un passaggio, cara, no? Quindi dal punto di vista di dare il passaggio va tutto bene, no? Avete notato, no? Ti prego, dammi un passaggio, ti prego di qua, ti prego di là, ho bisogno di un passaggio, non ce la faccio, ho bisogno per forza di cose di questo passaggio. Quindi la voce viene utilizzata per chiedere il passaggio, però non per dire guarda, ti pago anche la benzina eventualmente, no? No, però il passaggio si chiede. Acqua, vedete? Con dietro l'albero dell'olivo, non dell'olivo, l'olivo è un partito politico, un ex partito politico,
in esordio di questo video ho sbagliato a dire ulivo, si dice olivo, deriva infatti la parola oliva, va bene? E quindi, riassumendo brevemente, si tratta di amicizia? No, si tratta di conoscenza. Il favore, te lo puoi fare? Te lo posso fare una volta, basta, ok? Perché si sfrutta l'altra persona? Per il proprio comodo, per il proprio tornaconto personale, per il proprio vantaggio. Da questo punto di vista gli animali saranno sempre migliori rispetto agli umani. Io preferirò sempre di più gli animali rispetto agli umani. Perché gli umani per i propri tornaconti personali sono sempre pronti a chiedere, chiedo, 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 voglio, 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 io. Ma per quanto riguarda invece gli animali non c'è questa cosa qua. L'animale non si mette lì a romperti le scatole. Certo, se è un animale domestico, un cane o un gatto, ti rompe le scatole perché vuole i croccantini, ma non è che sta lì, ti dice, oh, dammi i croccantini, oh, Alea, dammi i croccantini, oh, dammi i croccantini, porco Giuda, fatemi una bella foto mentre bevo, regà. Sta cosa non ve la chiedono, va bene, però... E sottolineo, però, l'essere umano chiede. Chiedo, voglio, 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 io, ti prego, fammi questo, fammi quello, ti prego, voglio questo, voglio quello, voglio quell'altro, eccetera, eccetera. Regà, io vi dico una cosa. Volete qualcosa? Iniziamo a sudarcelo. Iniziamo a meritarcelo. Iniziamo a guadagnarcelo. Non chiediamo sempre solo a... Perché una volta ti va bene, una seconda quello ti manda a quel paese, ed hai ragione. Inoltre... Si utilizza il pretesto del favore, si utilizza il pretesto del suo amico. Ma sono amico tuo, dai, sono amica tua. Però per dire a benzina, va, ti metto 30 euro di benzina, mi fai, ti vai a darmi un passaggio? No, quello no. Però il dire sono tuo amico, sono tua amica, sì. Il dire fammi questo favore, ti prego, sì. E allora lì io non ci sto. E secondo me, ripeto, secondo me si tratta di mera ipocrisia / falsità. Detto questo, grazie a tutti voi, esimi utenti di YouTube, dal vostro Leandro, conoscitore italiano, guardate che spettacolo, esigo una foto, al mio 3 partirete, 1, 2, 3, via. Bella per voi, bella per tutti, ciao a tutti, ciao.